parliamo di iniziative, parliamo di gruppi che ci piacciono tanto. Sono tornati i motociclisti della Valle Dufita in Moto. Bentornati ragazzi! Che meraviglia, che meraviglia! Vi accendo i microfoni così che possiamo sentirci tutti animatamente. Allora, vi devo dire che chi sta seguendo la trasmissione può vedere alla mia sinistra, che poi la nostra visione qui è un po' specchiata, ma ci sono due donne. L'altra volta sei venuta con la fetta maschile. Due maschietti, stavolta due femmine. E io sono felicissima di questo. Allora, alla mia, in fondo c'è Laura. Laura, e qui c'è Enza, per gli amici Pea. Enza, che se non sbaglio è la più piccolina del gruppo. Perché? Quanti anni hai, Enza? 16 anni, che meraviglia. Però Enza, diciamolo che c'è già una lunga carriera da motociclista alle spalle, perché io la conosco ancora prima che nascesse, e quindi diciamo che scorre quasi lo stesso sangue nelle vene, quasi, sì, una buona parte è lo stesso. E poi c'è Laura. Laura, tu da dove vieni? Da Campobasso, ecco, tu eri preoccupata appunto per Laura ieri sera, sì, che non ascolta, non sentendomi al telefono, dice Laura, sì, se Laura si avvia di non parte e restiamo a piedi. Sì. Ragazzi, un grande ritorno che ha un significato importante per voi. L'altra volta abbiamo parlato di quella che è la vostra realtà, e vedo sulle vostre pagine che il vostro gruppo, e la cosa mi piace tantissimo, continua a crescere di nuovi membri. Alla mia destra ovviamente c'è il presidente Rocco Minichiello, che ci saluta formalmente qui con buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, che lui poi, cioè, oggi si è presentato col suo bagaglio a mano, che ci vorrebbe proprio il trasportino, quello da aeroporto, il non mi ricordo come si chiama, però arriva carico di tante iniziative. Però la prima cosa che ha chiesto un motociclista: datemi una sedia che mi devo sedere. Sì, Rocco, da cosa si parte? Diciamo che ci stiamo avviando a una stagione che è quella primaverile, che vi vede ovviamente impegnati sulle strade on the road della nostra Irpinia, e sì, non solo. Non ci svelare tutto così, perché no, oggi trascorreremo un po' di tempo insieme tra musica, racconti e nuovi volti. Allora, innanzitutto, quando sono stato l'ultima volta abbiamo parlato di come siamo nati, quello che facciamo, e oggi sono venuto qua a mostrare la locandina di quali sono i nostri progetti, le nostre iniziative, i nostri eventi. Cosa bolle in pentola, Rocco? Non ho capito. Cosa bolle in pentola? Ci sta la sorpresa. C'è un pentolone tipo quelli che facciamo la conserva d'estate, giusto? Sì, sì. Niente, noi, Edi, come ben sai, noi facciamo, è nato questo tratto con un mio carissimo amico che saluto, Salvatore Bernardo di Bagnoli Irpino, e lui è un fan della Ceno. Quando noi le domeniche usciamo e non sappiamo dove andare, su Facebook lanciamo una sorta di sondaggio. Sì. E mi ricordo che l'anno scorso ho mostrato Vieste, Foggia, Vasto, Campobasso, chiedi Vasto, e l'altra uscita era Gaeta. Mm-hmm. Mi sono reso conto che questo ragazzo come suggerimento ci ha dato l'altopiano della Ceno, e nel sondaggio l'altopiano della Ceno ha preso un numero di favoritismo enorme. Quindi democrazia all'interno, sì, del gruppo, e quindi comincerete proprio dall'altopiano della Ceno. Intanto c'è una certa Nadia Presta che dice: forza ragazzi, siete bellissimi. No, grazie Nadia. Non è riferito a me. Comunque, di questa, diciamo, questo raduno in strada, perché noi l'abbiamo dato come raduno in strada il suo nome, si parte da Grotta Minarda e si va come destinazione, dicevo, il Laceno. Il Laceno, purtroppo, abbiamo già una data. Certo. La possiamo dire. Ma svegliamo fra un minuto. Diciamo dopo. Allora io ti lascio un attimo e mi giro un po' da loro, perché mi piace la donna in moto, ragazzi, è sempre stata una figura, un'immagine per me mitologica.
perché anche io scorazzavo e scorazzo in moto rigorosamente senza patente, ma prometto che la prenderò prima o poi. Guido di tutto, Enza forse lo sa, però c'è chi ha cominciato da piccolina, perché Enza forse prima del girello portava la moto. Enza, ricordiamo, ai 16 anni come hai cominciato? Avvicinati al microfono. Intanto oggi abbiamo fatto filoni a scuola, ne sono felice per venire qui. Allora, da sempre la moto è stata la mia passione, infatti già da piccola con mio zio Marco andavo in pista a partire, cioè sono partita dai go-kart, man mano la situazione si è evoluta passando al motocross 50 fino a un KTM 85, e senz'altro è stato il regalo più bello che potessero farmi. Infatti prima del Covid sì, con quella moto ho fatto, cioè giravo molto, soprattutto di domenica, e quindi è una passione che penso sarà per sempre. La moto è per sempre, credo, ma ovviamente lei ha cominciato da piccolina, io sono genitore, cioè non è una cosa proprio troppo semplice da digerire, insomma. No, infatti. Cioè, conoscendo un po' anche. No, infatti purtroppo mia più madre altro non i è tuoi d'accordo. Nonni. Purtroppo mia madre non è d'accordo, però ancora? Fortunatamente c'è stato mio padre che mi ha sempre supportato. Grande Zeno. Cose, quindi. Ciao papà. Salutiamo i genitori di Enza. Taia è una delle piccole cose che dobbiamo cominciare ad accettare. Ingoiamo. E ovviamente la felicità sul volto dei nostri figli non a prezzo. Come vivi questa passione? Cioè, appena hai un momento di libertà, prendi la tua moto e vai. Sì. Cioè, intanto c'è qualche telefono, ecco, che dà fastidio, è proprio quello di Enza. Invece vicino a te c'è Laura. Laura, come è arrivato il mondo delle due ruote nella tua vita? Allora, mio padre era un motociclista, quindi è tuttora un motociclista, quindi quando ero più ragazza, ricordo, lo vedevo davanti a scuola, mi aspettava davanti a scuola. E poi qualche anno fa ho conosciuto un motociclista che neanche a dirlo aveva la stessa moto, e da lì poi mi sono convinta definitivamente a fare questa scelta. E cosa rappresenta per te la moto? C'è questo concetto di libertà, ma credo certo. che sia proprio uno stile di vita. Sì, innanzitutto è un'esperienza di guida diversa, perché rispetto a guidare, attraversare un paesaggio in auto, attraversarlo in moto è diverso, perché senti tutti gli odori, per esempio, delle stagioni, vedi tutto senza il filtro dei finestrini, quindi è sicuramente un'esperienza bellissima proprio di guida. E poi, uscendo con il gruppo, è anche un'esperienza sociale, perché è bello stare tutti quanti insieme, comunque condividere delle giornate, la strada. Laura, tu vieni da Campobasso, come sei arrivata all'interno del gruppo Valle Dufita in moto? Valle Dufita in moto? Lo vorrei sapere anche io. Chiediamolo al presidente. Niente, niente. Quando è arrivata Laura? Come è arrivata? Perché è arrivata? Concludo prima una cosa che è importantissima a dire da motociclista, e quindi rispondenza. L'esperienza in moto si fa da fanciulli, da ragazzo, perché fare esperienze in moto quando si è cresciuti non è la stessissima cosa, certo. Perché da piccoli tu prima o poi prenderai una caduta, e quella lì è quella che ti insegnerà a guidare la moto, aperta e chiusa parentesi. Laura invece fa parte di noi, perché io sono gemellato con un gruppo di Campobasso, Lady Biker Molise, che saluto. Salutiamoli, magari un giorno ce li porti qui. Certo che li porto. Abbiamo fatto l'uscita Gaeta, era il 26 luglio 2020, pieno Covid, eravamo una marea di moto e ci siamo incrociati con loro all'altezza 10-15 km prima di Monte Cassino, e sono venuti insomma con noi a Gaeta, alla montagna spaccata. Abbiamo passato una giornata bellissima, quindi, con pranzo a sacco, perché purtroppo non ci stanno. Succede anche questo nelle vostre giornate, che vi interfacciate con altri gruppi e che nascano nuovi modi per allargare la famiglia. Intanto, da uno studio promosso dalla compagnia assicurativa inglese Bennetts si dimostra che il desiderio di guidare la moto è scritto nel nostro DNA. Secondo questo studio, i motociclisti hanno una predisposizione
predisposizione genetica per i comportamenti impulsivi e rischiosi. Vivendo queste situazioni, il cervello dei motociclisti produce dopamina. Ragazzi, c'è tanta dopamina in questo studio stamattina qui che quasi quasi spegniamo i riscaldamenti. Tutti i motociclisti analizzati hanno dimostrato di avere un'alta inclinazione a prendere rischi, il 72%, una soglia di noia molto bassa, cioè ragazzi vi annoiate facilmente, e spontaneità nelle risposte, quindi siete molto impulsivi e veloci. Quanto ti ritrovi in questo quadretto? Tu sei una che rischia nella vita? Sì. Sì? Sì, sì. Saranno felici tu, insomma. come diceva Laura, mi dà una certa, ecco, io con te in moto verrei tranquillamente perché tu mi dai tanta sicurezza. No, davvero, con te verrei perché lei è molto razionale, vero? Quindi tu invece come la vivi l'istintività sulla guida? Quanto è importante l'equilibrio tra ragione e istinto? È fondamentale. Però riuscite sempre a mantenere l'equilibrio? Abbastanza, però in effetti quello che diceva Rocco è vero, perché io ho iniziato a portare la moto che avevo già una certa età, quindi quando si è giovani magari si fanno delle cose, si ha la testa più fresca e si fanno cose magari in maniera più incosciente. Da adulti è diverso perché hai chiaramente più paura, perché hai delle responsabilità maggiori, perché chiaramente vedi tutti i rischi che magari quando sei giovane non vedi e non trovi. Intanto qualche amico ci sta già salutando da casa, ci sono tante visualizzazioni. Antonio, dove l'ho perso, che dice: Rocco sei il numero uno in assoluto. Antonio De Martino, Rossella Reccia, buongiorno presidente, buongiorno piccola, buongiorno Laura, grande saluto alla conduttrice, grazie mille. Costantino Tiziana, buongiorno e un grande saluto a tutti, ciao a voi. E adesso passiamo un po' di musica prima di svelare la locandina, perché io sono onorata stamattina di togliere simbolicamente il lenzuolo davanti a questa locandina, che sarà la prova, insomma sarà da qui leggeremo quello che combinerete quest'estate. Io spero di seguirvi anche con la radio in qualche appuntamento. Intanto vi aspettiamo al prossimo incontro, appunto parlato con il presidente, e vi lascio con un brano che rappresenta di più il brivido del viaggio, dell'ignoto, degli incontri imprevisti tra l'asfalto delle autostrade e i banconi delle birrerie. Lei è una donna, abbiamo le donne qui alla mia sinistra, quindi Gianna Nannini con Avventuriera. Faceva gara. No, 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 non c'è tempo, e con te io sarò avventuriera. Sulle spalle, fuoco nella strada, sangue bianco e nero, una fotografia. Questo mondo che ci scappa dalla gola. Partiremo insieme senza limiti nel cuore. Quante lune su di noi nei giorni. No, 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 non c'è tempo, e con te io sarò
avventuriera.